Io voglio fare innanzitutto dei ringraziamenti. Il primo va a Maria Antonietta Calabrò per le parole che ha voluto usare prima, quando ha lanciato l'hashtag Siamo tutti radicali da questo punto di vista. Ma voglio ringraziare soprattutto l'organizzazione di Reti, perché guardate che e poi il mio amico giovanissimo Giuseppe Ciraulo del PD, che siamo andati in carcere per la prima volta insieme, e lui per la prima volta ha potuto fare una visita di sindacato ispettivo quando potevamo farle come radicali, perché adesso quando ci danno il permesso è una visita annunciata, ma le visite in carcere dovrebbero essere fatte tutte a sorpresa, magari la sera. E si scoprono tante cose che con una visita annunciata non si possono fare. Perché ringraziare Reti? Perché se non per le associazioni degli addetti ai lavori, delle associazioni che si occupano di detenuti, è praticamente impossibile trovare un dibattito che abbia il titolo che voi avete scelto. Se ho capito bene, Reti si occupa di consulenza alle imprese anche, no? Dico giusto. Ebbene, allora, siccome io credo che un convegno non deve mai essere fine a se stesso, vi chiedo di darci una mano, da che punto di vista? Compagna prima diceva. Ho presentato il progetto nella scorsa legislatura di amnistia perché nessuno lo presentava, manco i radicali. Allora, perché noi non abbiamo presentato la proposta di legge precisa sull'amnistia? Perché sono 5 anni che chiediamo al Ministero della Giustizia. È anche obiettivo di questa mia iniziativa non violenta di sapere da che cosa è composta questa massa di oltre 5 milioni di procedimenti penali pendenti, cioè quali reati, per quali pene edittali massime, perché sapete che uno dei metodi per fare, che viene scelto per fare l'amnistia, la si fa con pena edittale massima fino a 3 anni, fino a 4, poi non credo che sia andata mai oltre i 4. Perché? Perché il problema che ci siamo posti è di rispondere non solo alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quella che va sotto il titolo di tortura nelle nostre carceri, ma anche alla violazione sistematica che viene fatta da 30 anni sull'irragionevole durata dei processi. Allora, occorre abbattere questo muro, perché se ascoltate le relazioni che vengono fatte in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dicono sempre che sono poco più di 3 milioni e 200 mila e sono in aumento. Trascurano sempre di aggiungere che ci sono un altro 1.800.000 procedimenti penali nei confronti di ignoti, che credo pesino sulla macchina della giustizia. Adesso Pannella ha fatto la denuncia, credo contro ignoti, no? Si avvierà tutto un procedimento che pesa evidentemente sul sistema. Allora, quello che io voglio dire, io credo che le imprese, che certo sono più colpite in una maniera devastante dalla situazione della giustizia civile, su questo non ci sono dubbi, però se noi liberiamo quest'arteria intasata della giustizia italiana e facciamo in modo anche di evitare che siano le procure della Repubblica a decidere loro quali reati amnistiare, cioè a fare loro una politica che non gli spetta,
Anzi, a loro spetta il di rispettare il principio costituzionale impossibile dell'obbligatorietà dell'azione penale. E invece no, loro fanno politica, la fanno lì e poi la fanno in mille altri modi. Allora, se noi facessimo questa operazione seria, ecco perché vogliamo avere i dati, perché se non si conoscono, si fanno, vediamo l'effetto che fa, vediamo che risultato potrà avere questo qui. L'unica che ci ha dato una risposta è stata la ministra Cancellieri nella scorsa legislatura, che ha calcolato, ma a occhio, non sono indagini serie, rilevazioni serie. A occhio dice che con un'amnistia a 3 anni cadrebbero il 30% dei procedimenti penali pendenti, che non è proprio poco, ma insomma, ecco perché io ritengo che una classe politica che ritiene di dover fare le riforme senza conoscere la propria amministrazione, senza conoscere i propri dati, è una classe politica cieca. Sulle carceri, allora, questa nostra azione non violenta che vede coinvolte 1500 persone, in maggior parte sono detenuti e parenti di detenuti, perché sono loro che vivono in prima persona, che cosa? La pena illegale. Avete fatto caso che non si mette mai l'accento su questo? Cioè che lo Stato sta praticando nelle nostre carceri una pena che si dovrebbe rifiutare di eseguire, e cioè la pena illegale, perché è fuori da tutti i parametri di giustizia, non solo europea ma anche italiana, eppure lo fa. Il messaggio del Presidente della Repubblica, il messaggio del Presidente della Repubblica, se lo andiamo a vedere, tiene molto presente questo fatto della pena illegale, perché dice noi abbiamo l'obbligo, ma non il 28 di maggio, da ieri avevamo l'obbligo di non praticare, da ieri, da un anno fa, da 5 anni fa avevamo l'obbligo di non praticare una pena illegale, tant'è vero che Marco Pannella, il nostro avvocato Giuseppe Rosso di Vita, hanno presentato una diffida in tutte le procure della Repubblica, a tutti i magistrati di sorveglianza, diffidandoli dall'eseguire una pena illegale. Ma che cosa c'è? Uno Stato che è divenuto negli anni, una volta abbiamo avuto una disputa fra me e Marco, perché io dicevo che era un delinquente abituale. Lui mi ha risposto, no, è delinquente professionale. E faccio, ma no, perché il delinquente professionale è quello che trae vantaggio. E lui mi ha detto, trae vantaggio da questa situazione chi pratica e chi mette in opera questo stato di totale illegalità. Proseguiremo questa iniziativa, però non è che noi stiamo con le mani in mano. Un primo successo che abbiamo ottenuto è quello sui numeri. Allora, io sono stata accusata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di una dichiarazione diffamatoria. Perché? Perché avevo detto non è vero quello che afferma il ministro Orlando in Europa, che i posti sono 49.000. Non è vero, poi addirittura abbiamo avuto il capo del DAP Tamburino che ha sparato 50.000. Ho detto dateci finalmente un diritto alla conoscenza, è quello del popolo italiano. Fateci sapere quanti sono esattamente questi posti, perché avete le sezioni chiuse. Perché avete le sezioni in ristrutturazione, quelle inagibili, eccetera. Allora, ha fatto il comunicato stampa, ha detto che io ho diffamato il DAP, io aspetto la denuncia, voglio la denuncia su questo. Dopodiché alla fine del comunicato dice, certo, è evidente che nella situazione dei posti regolamentari ci siano delle sezioni chiuse perché inagibili. E ha fatto un conto, sono 4.000
700 e dispari i posti che bisogna sottrarre dalla capienza di 48.000 e dispari, quindi ci ha dato una cifra precisa, 43.000 e qualche cosa. Ma poi, siccome siamo pignoli e quando entriamo in carcere ci rendiamo conto che la situazione non è quella che viene raccontata, cioè che ci stanno solo 10.000 detenuti in più, non è vero, lo si vede da come stanno, insomma, tu sei stata alla Dozza, lo sai, io sono stata a Regina Coeli, a Poggioreale, a Bari, a Lecce, a Sollicciano, non è questa la realtà. E allora, quindi andiamo a vedere ancora, a scoprire, e io ho trovato altri 2.700 posti che non esistono. Quindi arriviamo a poco più di 40.000 per una presenza di 60.000. Ma la sentenza Torreggiani non ci ha detto semplice, sta storia del sovraffollamento, certo, per chi sta chiuso in cella, in quelle condizioni, con il cesso, come ci ha raccontato, vicino alla cucina, insomma, è un problema. In più, uno che si deve alzare in piedi ogni volta. Ma la sentenza Torreggiani ha detto una cosa precisa: se è sotto i 3 metri quadrati, non mi metto nemmeno a discutere degli altri parametri. È tortura. E quindi dovete risarcire, dovete rimediare, dovete rimuovere queste cause del sovraffollamento. Se è 3 metri e 10 o 4 o 5, io devo vedere altri fattori, che sono la luce naturale, che sono l'aria, che sono il trattamento, la salute, le condizioni igieniche. Ma io non so, ma possibile, i detenuti scrivono tutti a noi radicali, perché io sono sommersa, non riesco a stare dietro a tutte le situazioni di disperazione per lo stato di salute, gente che non viene curata. Allora, è possibile, questa che cos'è? Non è tortura? Allora, c'è il dover essere, che me l'ha insegnato quel signore lì. E non è che facendo lo sciopero della fame noi stiamo male, no, staremmo peggio. Io sinceramente mi sentirei peggio da segretaria di Radicali Italiani se non lo facessi. E proprio ti viene un'energia interiore, ma di dialogo. Ma come mai? Io te lo chiedo, Enrico, come mai? Tu mi hai ricevuto, è vero. Ma come mai Andrea Orlando? Ma niente, un incontro, non è possibile. E forse le situazioni le conosciamo, ho incontrato tutto il mondo. E io devo leggere dalle dichiarazioni che in Italia ci sono 49.000 posti a fronte di 60.000 detenuti. Quando sappiamo tutti che non è vero, che è una falsità, che è una bugia. E allora io mi chiedo quali cifre, quali dati della vita che si fa in carcere sono stati raccontati. Perché il trattamento deve puntare alla rieducazione del condannato. Per non parlare poi di episodi, perché quando tu tieni le persone in cattività, generi violenza. E nelle carceri ci sono molti episodi e stanno crescendo, la mia sensazione è questa, di comportamenti di violenza per tenere a posto, per tenere in quella condizione. O si usano molti psicofarmaci, perché li devi tranquillizzare, devi star buoni, insomma. Oppure per i più irrequieti ci sono episodi di pestaggi. Allora, c'è un solo articolo nella nostra Costituzione che parla di pena. Voi non trovate in tutta la nostra Costituzione la parola pena. C'è in un solo articolo, l'articolo 13,4, che dice chiaramente: è punita ogni violenza fisica o morale commessa nei confronti delle persone private della libertà. Cioè, c'era quasi una sacralità. Cioè, tu sei una persona che probabilmente ha fatto il più orrendo dei crimini, ma se sei in mano dello Stato,
lo Stato è responsabile. Poi ci sono gli altri articoli che è responsabile anche del trattamento, perché una persona recuperata è una risorsa per la collettività e non un problema, una sofferenza. Per questo io concludo dicendo questo: se è possibile proseguire questa indagine con l'associazione, con il gruppo Reti, di capire, perché è stato detto che il malfunzionamento della giustizia incide per l'1% del PIL, c'è chi ha detto per il 2%, però vogliamo approfondire questi dati, vogliamo guardare al futuro con un'amnistia che riduca questa mole di procedimenti che sono destinati alla prescrizione nel penale, oppure che cosa si provoca, sto concludendo, che la giustizia, quindi la pena, magari il carcere, arriva a 15 anni di distanza dal fatto reato. Chi si trova davanti? Il delinquente, se è vero che ha commesso il reato, o un'altra persona? A 15 anni, a 10 anni di distanza. Ma quello che è importante è che queste risorse che si liberano, che adesso ingombrano le scrivanie dei magistrati, noi possiamo fare un ragionamento per capire, in tempi in cui le risorse non ci sono, come dirottarne una parte, magari facendo scegliere di passare al civile, perché si possano ridurre i tempi in quel settore che è veramente disastrato. Cioè, lì i tempi proprio, non c'è la prescrizione, lì i tempi possono andare veramente all'infinito e aspettare che la persona muoia. Io ho letto recentemente che ci sono stati degli imprenditori, mi pare polacchi, in Veneto, che avevano diritto ad un risarcimento di 250.000 euro, ci hanno rinunciato. A perdere tempo ancora chissà quattro anni, no, ci rinuncio, mi dedico ad altro. Ma quante imprese sono fallite per questo? Hanno dovuto chiudere non perché non fossero sane, ma per il malfunzionamento, anzi io direi più che malfunzionamento, l'illegalità della giustizia, perché lo abbiamo nella nostra Costituzione, la ragionevole durata dei processi, così come c'è nell'articolo 6 della Convenzione. Quindi io credo che di questi problemi dobbiamo farci carico e aspettiamo in azione, non così cercando di far passare il tempo, in azione questi giorni che ci separano dal 28 maggio. Grazie.